Il lungo addestramento che hai seguito ti ha certamente preparato sotto ogni aspetto alla tua missione e alla vita in microgravità, ma vorrei sapere, c'è qualcosa che hai acquisito solo una volta arrivata lassù e che ha contribuito a fare di te un essere umano spaziale? Sì, in effetti è una domanda interessante. Ci sono delle cose a cui l'addestramento effettivamente non ti prepara completamente, ma non perché, non per una mancanza di chi gestisce il nostro addestramento, ma semplicemente perché è impossibile. In particolare il fatto di vivere in assenza di peso, dove tutto frutta, effettivamente è una cosa a cui non ci si può preparare. Sembrano delle banalità, però è incredibile come la tua efficienza nel lavoro, ma anche semplicemente nel gestire la tua vita lassù, aumenta rapidamente nelle prime settimane a bordo della stazione spaziale, proprio perché impari a gestire questo ambiente particolare, no? Sembrano delle cose semplici, ma quando devi fare un esperimento scientifico, un'attività di manutenzione, non è come sulla Terra che puoi appoggiare le cose e restano lì, quindi devi imparare a gestire il tuo ambiente di lavoro tenendo presente che le cose fluttuano, che le cose le puoi perdere. Anche semplicemente imparare a conoscere la stazione spaziale dal punto di vista di dove sono le cose che magari non sono traccate in maniera dettagliata da terra, ma che sono messe no, in posizioni di preferenza degli astronauti. Magari è un po' difficile da spiegare, però è proprio una questione di iniziare a conoscere la stazione spaziale proprio come la tua casa, quindi sapere esattamente dove sono le cose che ti servono in maniera quotidiana, che ti servono rapidamente, sapere come puoi fissare il tuo corpo in modo da essere veramente stabilizzata se devi lavorare con le mani, sapere a quale ringhiera ti puoi appoggiare se devi andare a recuperare qualcosa in un determinato posto. Sembrano delle banalità, però davvero è incredibile quanto diventi molto, molto, molto più efficiente col passare del tempo proprio grazie all'ottimizzazione di queste piccole cose. Sono Vittorio Argento, giornale radio GR e Radio 1. Il rientro con la Soyuz è così traumatico come si racconta anche per un pilota da caccia. Ciao, sì, è una domanda interessante. Devo dire che io il commento che ho fatto immediatamente a freddo appena tornata è stato, beh, non è stato poi così terribile come me l'aspettavo. Penso che sia una questione no, di management of expectations, no, di gestire le tue aspettative. Io sono anni che tutti quanti mi raccontano come questo rientro sia violento e traumatico, quindi mentalmente mi ero veramente preparata a qualcosa di estremamente violento, sicuramente un rientro violento, non è un atterraggio morbido, però ecco, magari mentalmente mi ero preparata a ben peggio, insomma, quindi devo dire, magari anche per il fatto che la nostra capsula è rimasta in piedi, no? Quindi siamo atterrati, credo che sia oscillata un paio di volte perché effettivamente no, ci siamo sentiti sbattuti di qua e di là per alcuni secondi, però poi è rimasta in piedi, mentre magari ad altri equipaggi è successo di rovesciare, di magari essere trascinati dal paracadute, è successo recentemente, quindi insomma magari abbiamo anche avuto fortuna da questo punto di vista. Certo, dal punto di vista poi di dover uscire quando la capsula rimane in piedi, quella è la situazione peggiore, perché no, con questo peso percepito addosso incredibile bisogna comunque riuscire a sollevarsi in modo che poi possano raggiungerti i soccorritori. Buongiorno, sono Giulia Bianconi del Tempo. Nello spazio è riuscita anche a bere un caffè espresso, quello che non era riuscito a fare il suo collega Parmitano, però ci sono state tante altre cose che non ha potuto fare nello spazio. Qual è la prima che ha fatto rientrata sulla Terra? Grazie. Diciamo che tra le cose che sognavo quando ero nello spazio, la prima che sono riuscita a fare è quella di fare una doccia. La prima doccia abbiamo potuto farla durante il viaggio di ritorno da Karaganda nel Kazakistan, qui a Houston. Abbiamo fatto due stop, insomma, per strada. Il primo stop è stato in Scozia e lì avevano, insomma, organizzato una doccia per noi con una sedia. La prima doccia l'ho fatta seduta, quindi magari me la sono goduta limitatamente, ma in quella fase, quindi a poche ore dall'atterraggio, è molto pericoloso, no, per l'astronauta provare a fare una doccia in piedi. E poi, insomma, una prima doccia normale, diciamo, tra virgolette, poi l'ho fatta qui a Houston all'incirca 26 ore dopo l'atterraggio. L'altra bella cosa è stato il mio primo pasto qui a Houston, è stata questa bella insalatona con il tonno, le noci e i pomodori che avevo un po' sognato nello spazio. Ciao Samantha, sono Giovanni Caprara del Corriere della Sera. Tornare sulla Terra dopo un distacco così lungo,
Che cosa desideri di più oggi per il futuro? Non lo so, devo dire in questo momento cerco di non guardare troppo lontano, no, cerco di prendere le cose una alla volta. E ti aiuta il fatto, no, che nell'immediato dopo il ritorno ci sono dei problemi pratici da riaffrontare, che sono appunto la riabilitazione, il ritornare ad essere un essere umano terrestre, no? Quindi è una cosa che sicuramente ti occupa. Le giornate sono molto piene perché abbiamo iniziato questa fase di raccolta di dati post volo, quindi no, la mia giornata è iniziata questa mattina alle 7 con questa conferenza stampa e non finirà fino a questa sera alle 6 ed è tutta piena, no, di impegni, di raccolta dati post volo, quindi vivo molto nell'immediato, prendo le cose step by step e cerco di non guardare troppo lontano, non credo che sia utile in questo momento. Bentornata Samantha, sono Nicoletta Cottone del Sole 24 Ore. Sei stata la prima donna italiana ad andare nello spazio e con 199 giorni in orbita hai raggiunto anche il record di permanenza femminile nello spazio, ma soprattutto hai sconfitto molti stereotipi sulle donne. Al di là di questi record, qual è il ricordo che porti nel cuore della tua straordinaria missione e qual è la cosa che ti è mancata di più della Terra? Beh, nel cuore dei ricordi ne porto tanti, quindi è difficile non sceglierne uno. Sicuramente a livello di intensità, di sensazioni fisiche, di intensità degli eventi, le fasi diciamo più dinamiche, quindi quella del lancio, poi qualche giorno fa quella del rientro, sono quelle che mi resteranno come ricordi molto, molto forti. Però mi resta molto, molto chiaro questo ricordo semplicemente della vita nel suo complesso sulla stazione spaziale, che è fatta di tanti elementi, che è fatta del fluttuare. A me questa sensazione di volare in libertà, nel tre dimensioni, questa sensazione di leggerezza, credo sarà la cosa che mi mancherà in assoluto di più. Il fatto di avere questa finestra molto speciale che ci permette di guardare la Terra da lassù, il fatto di sentire quotidianamente che fai parte di questo grande progetto che è la stazione spaziale, no? che riesce a dare il tuo contributo, che almeno per quel periodo limitato, per quei 6 mesi, fai parte di questa grande avventura degli esseri umani nello spazio, come parte di una squadra, quindi anche questa interazione con il centro di controllo, questo portare avanti ogni giorno un pezzettino di lavoro, questo vedere, no, i risultati anche tante volte di tanto lavoro, sono tutte cose belle, no? Perché danno un senso al tuo lavoro quotidiano, quindi ecco questa vita quotidiana sulla stazione spaziale, questa vita extraterrestre nel suo complesso, che ripeto un po' inizia già a sembrarmi come un sogno, però come la porterò dietro come un bel ricordo. Buongiorno, sono Elena Dusi di Repubblica, vorrei sapere a chi hai dedicato la prima telefonata dopo il rientro e cosa vi siete detti. Poi mentre parlavi mi ha incuriosito molto il tuo racconto della riscoperta degli avvenimenti che sono avvenuti sulla Terra mentre tu eri fuori, quindi vorrei anche chiederti cosa ti ha colpito di più, cosa ti sei persa mentre eri su. Beh, non saprei dirle in maniera dettagliata che cosa, come le dicevo, sto piano piano, no, riscoprendo anche quello che è stato l'impatto della comunicazione della missione, ma non è che ci sia stato adesso qualcosa di eccezionale che ho scoperto, è semplicemente un'esplorazione progressiva. Come ho detto, non è che ci abbia dedicato ancora molto tempo, no? Perché in questi ultimi giorni diciamo le priorità sono state altre, però non saprei dirle. Francesca Ventre della Freccia, diventare astronauta è per tutti un sogno. Tu lassù sei stata sottoposta degli esperimenti del sonno, ma realmente sulla stazione spaziale, appunto, come hai dormito e se hai sognato, cosa esattamente hai sognato? Sulla stazione spaziale devo dire ho dormito bene, ho avuto delle fasi diverse, all'inizio mi piaceva da morire proprio lasciarmi fluttuare, quando mi mettevo nel sacco a pelo semplicemente mi abbandonavo, immagino che durante la notte magari avrò sbattuto qua e là qualche volta, però non mi ha mai svegliata questa cosa, quindi saranno stati impatti molto, molto lievi.
Poi c'è stata una fase invece in cui mi mancava un po' la pressione, no, addosso, che uno può sentire quando magari è sdraiato a terra sul materasso, ma il peso del proprio corpo crea una pressione, non so, sulle schiena, sulle superfici del proprio corpo. E quindi in qualche modo mi incastravo tra le due pareti della nostra piccola cabina telefonica, che è il nostro alloggio, proprio per darmi questa sensazione. Quindi dormivo un po' sospesa, incastrata tra due pareti, con la schiena su una parete e le gambe sull'altra. E poi ho iniziato un po' a mescolare queste due cose, a volte fluttuavo, alle volte invece mi incastravo. Comunque complessivamente ho dormito bene, direi. Non ricordo sogni particolari, credo che i sogni siano stati più o meno come sulla terra, sia come quantità, sia come capacità di ricordarli. In genere li dimentico subito, quindi non ricordo sogni particolari né incubi particolari. Ciao Samantha, sono Pina, bentornata. Ti farò tre domande di alcuni colleghi che non sono presenti in sala. Giuseppe Di Feo, Asca News. Per quale motivo vale la pena andare a fare ricerca scientifica in orbita? Beh, la ricerca scientifica sulla stazione spaziale permette di osservare dei fenomeni che altrimenti non è possibile osservare, studiare e misurare e quantificare a terra. Possono essere dei fenomeni che a terra sono mascherati dagli effetti della gravità, no? Per esempio se andiamo a vedere, non so, studi sulla scienza dei materiali, ci sono alcuni fenomeni di diffusione, per esempio delle specie, quando abbiamo una solidificazione di materiali, che sono mascherati da effetti che invece sono legati alla gravità, e quindi è impossibile isolarle. Quindi vado nello spazio, elimino gli effetti della gravità e ecco che riesco ad osservare, ad misurare fenomeni che altrimenti a terra sarebbero mascherati. Poi ci sono fenomeni che a terra non succederebbero proprio, quindi tutto quello che è l'adaptation dei sistemi biologici, no? Quindi delle piante, degli animali, degli esseri umani all'assenza di peso e all'ambiente spaziale in generale, lo possiamo osservare solo nello spazio. Questo naturalmente non solo ci permette, da una parte chiaramente, di prepararci a passare dei periodi più lunghi nello spazio, quindi fare esplorazione spaziale andando magari oltre l'orbita bassa, ma quello che poi è interessante a livello di ricavite nella medicina, nelle diagnosi, nelle terapie, è che ci permette di capire meglio come funzionano, no? di acquisire delle conoscenze fondamentali sul funzionamento dei sistemi biologici. Sappiamo molto, ma c'è molto che non conosciamo, ma proprio poi con le tecniche più moderne, dove si può veramente andare a vedere l'attivazione dei geni, quali sono i meccanismi che controllano questo adattamento. Ecco, ci stiamo arrivando adesso a questo, ed è veramente quello che è interessante e ci permette di capire come funziona il nostro corpo proprio a livello del funzionamento della cellula. Da parte di Antonio Locampo, La Stampa. Il giorno che hai saputo che saresti rimasta un mese in più in orbita, hai detto che non ti dispiaceva affatto, anzi, e quindi è vero che ci si abitua allo spazio, a vivere in normalità, in un ambiente del tutto nuovo. Pina, ti devo chiedere di ripetere. Ho detto, il giorno che hai saputo che saresti rimasta un mese in più nello spazio, hai detto che non ti dispiaceva affatto. Quindi ci si abitua a vivere nello spazio e a vivere con normalità in un ambiente del tutto nuovo? Sì, ci si abitua. Beh, innanzitutto confermo, sono stata molto contenta di restare un pochino in più. Diciamo che psicologicamente non ero per niente pronta a tornare a